Assessore, siamo al di fuori del teatro sociale, alle nostre spalle c'è il teatro sociale che è stato chiuso nell'ultimo periodo per alcuni problemi, adesso c'è un finanziamento regionale che potrà servire quindi a restituire alla fruizione delle associazioni ma anche della città questo gioiellino. Sì, io preciserei che le due cose sono due cose che camminano su due binari paralleli, perché la riapertura del teatro va con diciamo sistemazione di piccole cose che riguardano l'adeguamento e l'apertura, prescrizioni che ci ha dato la Commissione Pubblici Spettacoli e che l'ultima seduta sarà convocata la prossima settimana per piccoli accorgimenti, e quindi il teatro riaprirà. In parallelo l'ufficio tecnico ha approfittato di un bando della Regione Siciliana su disposizione l'amministrazione per presentare un progetto. Il progetto serviva al miglioramento del teatro, al miglioramento della fruizione del teatro. Nello specifico sono previsti nel progetto presentato l'efficientamento energetico di tutte le lampade che sono all'interno per consentire un risparmio anche nella gestione del teatro, ma soprattutto l'adeguamento per i diversamente abili del palcoscenico, perché in questo teatro è possibile fare entrare le persone diversamente abili, ma non è consentito ad un attore diversamente abile di poter esercitare, diciamo, il proprio ruolo. Quindi questo ci sembrava discriminante e il progetto ha come finalità primaria questo. E contemporaneamente e contestualmente si sono migliorati il servizio dei camerini, perché nel progetto precedente non era stata prevista la differenziazione tra uomo e donna, e quindi abbiamo creato degli spazi autonomi per consentire agli attori di poter utilizzare spazi che siano ben definiti e precisi. Ma quanto ammonta il finanziamento e quale sarà il suo iter da seguire? Allora, il finanziamento, il tetto massimo del finanziamento previsto era di 300.000 euro. Il progetto che è stato presentato allora richiedeva un finanziamento di 240.000 euro. La Regione Siciliana ha finanziato un bel po' di progetti e quindi ha ridistribuito in maniera diversa rispetto a quelle che erano le richieste i soldi, e a noi sono stati stanziati 186.000 euro. Questo comporterà la revisione del progetto, quindi una rimodulazione, toglieremo le cose che sono meno diciamo importanti dal nostro punto di vista, soprattutto dal punto di vista tecnico. Sicuramente lasceremo l'adeguamento per i diversamente abili, il camerino, il cornicione dove c'erano delle riparazioni importanti da fare, e vedremo che cosa si riuscirà a fare per il resto. Quindi a noi è stato assegnato un contributo di 186.000 euro circa per portare avanti questo progetto. Dobbiamo rimodularlo come ufficio, e i tempi allora previsti per il completamento dei lavori erano 90 giorni, quindi appena arriverà il decreto di finanziamento si dovrà, diciamo, iniziare con i lavori, diciamo, lì previsti. Parliamo di scuole. Stamattina i genitori della scuola materna di Contrada Reda ci hanno detto che da qualche giorno i bambini fanno scuola nell'atrio, quello interno, perché ci sono delle infiltrazioni d'acqua. È un problema che riguarda un po' tutte le scuole, quelle che non hanno il tetto. Lì, insomma, come intervenire, assessore? Allora, in questo momento ci sono i tecnici comunali, come c'erano già ieri, sia per quanto riguarda il problema dell'infiltrazione d'acqua che del riscaldamento. E molte scuole per il riscaldamento sono già a regime e sono già stati accesi, in altri stanno facendo piccole prove per consentire. Il freddo è arrivato da pochi giorni, però diciamo soltanto in un impianto, proprio nella Don Milani, stamattina è stato necessario far arrivare l'elettricista. Per quanto riguarda invece le infiltrazioni d'acqua, intanto l'ufficio ha già predisposto una somma urgenza per poter intervenire. Considerate che se il tetto non è perfettamente asciutto non si possono mettere le guaine per proteggere questa parte della copertura che ha problemi, che ha da sempre problemi, perché siamo nella parte della struttura che vede i due corpi di fabbrica uno accanto all'altro. Si chiama giunto tecnico, e questo giunto tecnico, da quando questa scuola è stata costruita, ha creato sempre problemi. Quindi è un problema che è stato già affrontato l'anno scorso e che per le piogge intense di queste ultime settimane, diciamo, si è ripresentato. Pensare per esempio a una copertura con tetto spiovente, sia la Don Milani che anche la Don Bosco, che credo abbia gli stessi problemi. Allora, la Don Bosco
abbiamo già presentato dei progetti per l'efficientamento energetico che dovranno essere ripresentati perché non sono stati finanziati. Lì era già prevista una copertura leggera a falde e questo consentirà di risolvere definitivamente il problema. Nell'ambito di queste somme che la Regione Siciliana ha ancora a disposizione, parlo di 30.000 euro, faremo un intervento di urgenza compatibilmente a queste disponibilità dell'ufficio che ha di intervenire in tempi brevi, considerate il numero esiguo di dipendenti, ma anche i progetti che sono in itinere, che hanno tutti scadenza da qui a dicembre, e in ogni caso predisporremo un progetto che prevederà sia l'efficientamento energetico, quindi collocare pannelli solari e quindi il tetto a copertura e a falde inclinate, che risolverà una volta per tutti il problema in tutte le scuole dove ci sono i tetti piani.